Eccoci ragazzi, come sempre distrutto dall'ennesimo leg day. Oggi parliamo di un argomento che sicuramente tirerà fuori dei commenti, delle robe, va benissimo. Anzi, ottimo che così salgo nell'algoritmo. Oggi parliamo della forza nel bodybuilding e se davvero questa serva. Allora, partiamo col presupposto che io credo che qualsiasi atleta o comunque appassionato di palestra o gym bro dovrebbe avere una buona base di forza anche nei fondamentali. Sebbene questi non siano fondamentali appunto per costruire muscolo, secondo me hanno un ottimo transfer in tutti gli altri esercizi. Esempio, una panca piana ha un ottimo transfer in una chest press, uno squat ha un ottimo transfer in tutti gli esercizi di gambe, eccetera eccetera. Le trazioni hanno transfer in una lat machine, anche iliac pull down, eccetera. Quindi secondo me una base di forza bisogna averla. Ma questa forza deve essere da forzista, da powerlifter, da strongman? Secondo me no. Secondo me si può accumulare, creare forza, anche ripetizioni un po' più alte, sui fondamentali. Questo l'ho notato su di me, ma anche su qualche ragazzo. La panca piana non per forza deve stare sulle 2 o 3 ripetizioni. Si possono fare anche 6, 10 ripetizioni di panca piana e comunque come transfer di forza ne avremo. A cosa ci serve questo transfer di forza dai fondamentali? Che andando poi a lavorare con macchinari o altri esercizi, ad esempio riprendiamo l'esempio della panca piana e poi una chest press, utilizzeremo carichi maggiori per fare più ripetizioni. Quindi se io ho 100 kg di panca come massimale, magari uso, metto a caso, 60 kg di chest press per 12 ripetizioni. Sto facendo a caso i numeri. Se invece io ho 70 kg di panca piana come massimale, magari nella chest press faccio 12 ripetizioni però con 35-40 kg. Quindi c'è una buona differenza. La forza, secondo me, nel bodybuilding è utile quando viene sfruttata per fare ripetizioni un po' più alte. Secondo me serie da 1 o 2 ripetizioni sono utili, e le ho fatte e le faccio anch'io, per dare un ottimo transfer negli esercizi che mireranno un po' di più al range di ripetizioni più ipertrofico, secondo la scienza. Poi ovvio che posso accumulare volume anche a singole, esempio metodo bulgaro. Però secondo me per avere risultati un po' più semplici e ottimali bisogna fare in questo modo: creare una buona base di forza ma anche ripetizioni un po' più alte, e poi avere questo transfer sugli altri esercizi. Così riusciamo veramente a costruire muscolo. Come vi dicevo, la forza serve a ripetizioni giuste per il bodybuilding, ok? È ovvio che se faccio una chest press con 40 kg per 12 ripetizioni o con 80 kg per 12 ripetizioni, il mio petto è necessariamente più grosso quando faccio 80 kg con la stessa esecuzione. Ovviamente se io devo aumentare il carico per sporcare di più l'esecuzione, la progressione di forza non c'è stata, ok? Ovviamente il presupposto è che le ripetizioni debbano essere le stesse, le medesime. Quindi ragazzi, questo è il mio pensiero sulla forza. C'è chi dice che bisogna fare le singole, chi dice che non bisogna assolutamente fare forza, chi non bisogna fare i fondamentali. Io penso che i fondamentali vadano fatti anche per il transfer nella vita vera, perché qualsiasi culturista ha una vita fuori dalla palestra. Esempio, fa un trasloco, non ha mai fatto gli stacchi, faccio sempre questo esempio, solleva quello che vi pare, un'anta di un armadio, uno scatolone, si fa male alla schiena, non può più allenarsi per un po'. Se invece ha sempre fatto gli stacchi dalla sua parte, magari non si fa male perché è condizionato per quel movimento, per quel gesto. Secondo me è questo il discorso. Poi a livello ipertrofico magari gli stacchi non sono fondamentali, ok? Certo, uno stacco rumeno magari per i bicipiti femorali possono anche dare un'ottima ipertrofia, lavorano molto bene nell'allungamento, però comunque anche quelli non sono fondamentali. Se qualcuno ha problemi a farli, può semplicemente fare una leg curl e avere buoni risultati, anche se va a toccare attaccature dei femorali diversi. Quindi il mio discorso è questo: fate i vostri fondamentali ma a rep leggermente più alte di quelle consigliate per la forza, quindi dalle 5-6 in su. Questi fondamentali avranno un ottimo transfer su gli altri esercizi, che vi permetteranno di caricare di più sempre con l'esecuzione pulita e che quindi risulteranno in un'ipertrofia più efficace. Questo è il mio discorso, ragazzi. Se non siete d'accordo, scrivetelo tranquillamente qua sotto, che
come dico sempre, il dialogo salverà il mondo. E direi che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.